Sono uno che è nato in una città piena di portici. Nel 1922. Ho dunque 44 anni e portati bene, che porto molto bene. Soltanto ieri due o tre soldati me ne hanno attribuiti 24. Poveri ragazzi, che hanno preso un bambino per un loro coetaneo. Mio padre è morto nel 59. Mia madre è viva. Piango ancora ogni volta che ci penso a mio fratello Guido, un partigiano ucciso da altri partigiani. Molto diverso da quello degli altri, perché mi trovo in una casa di cura e per di più con ristrette possibilità finanziarie. Mi sono dedicato allo studio della letteratura italiana, ma ora vorrei approfondire e studiare i poeti. Ho chiesto aiuto a molti editori che mi fornissero libri usati, ma non ne ho ricavato niente. Ora mi rivolgo a lei per avere aiuto. Quali sono i libri che devo studiare? Quali sono i poeti? Qual è il sistema migliore per questi studi? Angelo Maffini, Istituto Sanitario, Cremona. Se il tuo desiderio di imparare è autentico e duraturo, tu ti trovi forse nel momento più bello della tua vita. Ricordo quando è toccato a me. Che giornate! Passavo ore e ore dal portico della morte a Bologna, dove si vendevano libri usati, a scegliere, a leggere titoli, a spiare pagine e indici. Avevo 15 anni e fino ad allora avevo letto solo libri d'avventura. E poi improvvisamente mi è capitato fra le mani L'idiota di Dostoevskij ed è stata una rivelazione. Ho letto tutto Dostoevskij e poi Tolstoj e poi le tragedie di Shakespeare. Solo un anno o due dopo ho scoperto la poesia contemporanea e allora ho letto Le occasioni di Montale e Il sentimento del tempo di Ungaretti, che sono stati la rivelazione numero due. Come vedi, non c'è stato un piano di letture. Le cose sono nate da sé. Tu hai molto tempo nella casa dove ti trovi, quindi pazientemente comincia lasciandoti affidare al caso. Cosa state guardando? Ah, guarda, tornando a casa ho incontrato un cantastorie che raccontava della vita di Pasolini. E così mi è venuta voglia di vedere un film. E sono andato in videoteca. Sì, volevo fargli prendere a Cattone, che è il suo film d'esordio, poi io non l'ho mai visto. Però non c'è. E così alla fine abbiamo preso Mamma Roma. Fantastico. È bello. È meraviglioso. Ma tu lo sapevi che La morte di Ettore, il figlio adolescente della Magnani, è una riproduzione uguale, precisa del Cristo del Mantegna? Cosa? Lui elaborava le inquadrature come quadri del Rinascimento. Veramente? Sì. È incredibile. Pensa che io di Pasolini so soltanto... che è stato ammazzato da un ragazzino per legittima difesa, no? Casilina, su cui tristemente si aprono le porte della città di Rossellini. Ecco l'epico paesaggio neorealista, coi fili del telegrafo, i selciati, i pini, i muretti scrostati, la mistica folla perduta nel da fare quotidiano, le tetre forme della dominazione nazista, quasi emblema ormai, l'urlo della Magnani sotto le ciocche disordinatamente assolute risuona nelle sue disperate panoramiche e nelle sue occhiate vive e mute si addensa il senso denso della tragedia. È lì che si dissolve e si mutila il presente ed assorda il canto degli aerei. Thank you.
Egregio signor Pasolini, vengo a lei con questa mia lettera dato che stimo in lei uno dei maggiori scrittori realisti. Ho 27 anni e da 10 lavoro in miniera dove prima lavorava mio padre. I miei zii ora sono morti a causa della polvere. Non so se lei ha un'esperienza del lavoro in miniera. Vorrei sapere se le fosse possibile fare un racconto su tale caso. Anzi, il settimanale cui lei collabora da circa un anno. È da circa un anno che ci aveva promesso di fare un'inchiesta sui minatori, specialmente quelli della Maremma. Signor Pasolini, le chiedo a nome di tutti i minatori di fare qualcosa per noi, scrivere sulla vita che facciamo. Se volesse un abbozzo o un soggetto per poi ricavarne un racconto, ne sarò lieto. Lei capirà dallo scritto stesso che ho fatto soltanto la prima elementare e per questo non posso presentare i miei lavori. Signor Pasolini, mi scuserà se le chiedo troppo. Se le fosse possibile mandarmi un registratore. Come le dico, le mie possibilità finanziarie non mi permettono, mentre credo che se lei vuole, potrebbe. Vorrei registrare un racconto intitolato così, La morte di un compagno. In questo racconto di umana fede è la vita disperata dei minatori, che lottano fra la vita e la morte di un compagno e di un lavoro umano. Mi scusi. Distinti saluti. Giuliano Sorresina, Grosseto. La sua lettera mi commuove molto, caro Giuliano. Io conosco molti giovani come lei. Ne conosco di nuovi, si può dire tutti i giorni. Essi parlano in dialetto, in italiano molto semplice e rozzo. E tuttavia quello che hanno dentro, la loro forza morale, riesce sempre a esprimersi. C'è il calore della loro presenza, della loro parola, della loro attenzione. In lei sento questa stessa forza vitale e morale di molti suoi coetanei, operai e contadini o disoccupati. L'incertezza della sua calligrafia, i suoi errori di grammatica sono come una gabbia dentro cui è imprigionata la sua anima. Ma che forte, inquieta, ribelle e speranzosa è quest'anima. Capisco perfettamente il suo bisogno di un registratore. È certo che lei vuole sfuggire da una scrittura appena elementare, poiché ha tante cose da dire, ha una così legittima protesta da esprimere che la viva voce le è assolutamente necessaria. So che il suo è un lavoro terribile. Un giorno sono scesa in fondo a una miniera di carbone e non riuscirò mai a dimenticare questa specie di discesa all'inferno. Prima l'ascensore mi ha trasportato in un'interminabile pozza a un migliaio di metri. Poi ho dovuto viaggiare a lungo per una galleria centrale sopra un piccolo convoglio di carrelli e poi camminare a piedi per una galleria più bassa e più stretta. Dopo una interminabile camminata in questo putrido e riarso cunicolo mi sono trovato davanti a una specie di buco non più alto di un'ottantina di centimetri e semi otturato da palette e macigni. Bisognava infilarsi lì, dentro! Ho dovuto vincere un terrore fisico e non ci sarei riuscito se non avessi pensato che tutti i giorni gli operai erano costretti a passare da lì. Un budello in cui bisognava camminare gobbi fra i paletti che reggevano l'incombente, terrificante, tetto di terra, l'intera montagna sopra di noi. Ognuno in una specie di nicchia, a petto nudo, tutti neri di carbone e solo qualche osso del corpo magro e l'occhio allucinato biancheggiava in quella crosta nera che li ricopriva. Non potrò mai scordare il senso di rabbia impotente che mi ha dato l'umile sorriso di un operaio felice di vederci. Bisogna sempre cercare di essere. Esistono precedenti misure di giudizio, che devono essere nuove, come la tecnica. Nessuno deve capire che l'autore non vale niente, che è un essere anormale, inferiore, che come un verme si contorce e striscia per sopravvivere. Nessuno deve mai coglierlo in fallo di ingenuità. Tutto deve presentarsi come perfetto, basato su regole sconosciute e quindi non giudicabili. Come un matto, sì, come un matto, perché non sono capace di correggere niente e nessuno se ne deve accorgere. Ma tutti dovranno credere che non si tratti del ripiego di un incapace, niente affatto, ma che si tratti invece di una decisione sicura, imperterrita, alta e quasi prepotente, che
appena un segno si presenta uscito bene per miracolo, bisogna subito proteggerlo, custodirlo, come in una teca. Ma nessuno, nessuno se ne deve accorgere che l'autore è un povero alternante idiota, una mezza calzetta, che vive nel caso, nel rischio, disonorato come un bambino, ha ridotto la sua vita alla malinconia, ridicolo, e vive degradato, ed ha l'impressione di qualcosa perduto per sempre. Quanto a me, i miei sogni integri di poesia, tutto poteva nella poesia avere una soluzione. Certo, quanto conta, anche nel senso più misero, una condizione economica. Non aveva peso il fatto che io fossi ricco di cultura e di amore. Aveva molto più peso il fatto che io in certi giorni non spendessi nemmeno le 100 lire per farmi radere la barba dal barbiere. La mia figura economica, benché instabile e folle, era in quel momento, per molti aspetti, simile a quella della gente tra cui abitavo. In questo eravamo fratelli, o almeno pari.
Signor Pasolini, io credo nel socialismo. Per esso mi sono battuto. Ho lottato per anni e anni e ho pagato di persona con la speranza di vederlo in Italia. Di vedere la classe lavoratrice, sono un operaio, la direzione della Repubblica. Ti apprezzo e ti stimo. Ma il tempo passa. Quando di persona ti ho conosciuto a Quarto Giallo, il tuo valore mi è sembrato molto superiore. Non ho mai pensato che gli uomini potessero essere calcolati la stessa stregua delle formiche. Anch'io. Se esiste nel mondo capitalistico una crisi, può nello stesso momento esistere una crisi nell'ambito di un'azienda. È la domanda che pongo gentilmente a lei. La mia opinione è che se esiste la prima, non può esserci la seconda. Se molti popoli in tutto il mondo con il secondo conflitto mondiale si sono o si stanno sciogliendo, ribellando di fronte all'oppressione del capitalismo, anche se non in tutte le idee marxiste o in ebreiche, vuol dire che il marxismo non è in crisi. Non credo poi che la base si abbia una certa coscienza della crisi, ma proprio per questa mancanza di cultura delle volte si è portati a essere più concreti, a captare il senso della realtà. In sintesi, la mia opinione. Soffro anche perché non è giusto. Eppure io sono un comunista, un uomo che crede nel progresso e sogna un mondo civile e moderno. Perché questo contrasto nei miei sentimenti? E soprattutto, come guarirmi? Grazie. VL Serravezza, Luca. Essere marxisti oggi, in un paese borghese, significa essere ancora in parte borghesi. Nelle poche righe della sua lettera io, benché non sia un medico, posso cogliere i sintomi di una leggera nevrosi. L'introversione, il nero dell'angoscia, l'interruzione dei rapporti normali con gli altri, la nascita come mito della solitudine e dell'odio sono tutti i sintomi di questa malattia tipicamente borghese. Essa, in parole povere, deriva dall'urto dell'io con il superego, ossia l'organizzazione borghese e la Chiesa Cattolica. Essere comunista nella coscienza può non servire in questi tristi travagli, così come essere comunista non può preservare dal prendersi un raffreddore, una polmonite o un mal di fegato. La nevrosi è una malattia come un'altra, che deriva dalle sfavorevoli condizioni sociali. Tuttavia, se il comunismo non si limita ad essere una semplice idea, una scelta politica, una speranza, ma diviene cultura nel senso pieno della parola, allora può essere veramente terapeutico e addirittura preventivo contro le grandi o piccole alienazioni. Cronache riportate dalla stampa, compresi i reportage, tutti intrisi di insinuazioni e sottointesi. E alla fine io, che sono un suo sincero ammiratore, devo muovermi un rimprovero. La sua posizione autodifensiva è inopportuna e inadeguata. Secondo me lei non avrebbe dovuto arroccarsi in difesa e per giunta in modo così rassegnato e dimesso. E in questo modo l'impressione che ne è derivata è che lei si senta disarmato, quasi preda di un complesso di inferiorità. Il caustico e mordace Pasolini, che con quattro concise e serrate argomentazioni ti demolisce d'annunzio, che con un'indagine spietata e calda umanità mette a nudo brutture e assurdità storiche, smaschera ipocrisia e conformismo, ondeggia e tentenna ora. Anche le sue dichiarazioni parigine pervase di spirito evangelico non mi sono piaciute. Lei si mostra perfino dubitoso se si tratti di un episodio da inquadrare nella campagna orchestrata contro di lei. Ma sicuro che lo è. Lei sa bene che è una delle persone più odiate in Italia da certi gruppi di opinione. Lei è odiato in primis da quegli scrittori falliti che non possono rassegnarsi al suo successo. Lei è odiato dalla passionalità bruta e irrazionale dei fascisti.
dal grigiore servile dei cosiddetti ben pensanti. Cerchi fra coloro i suoi persecutori e li inchiodi al muro. I mezzi non le mancano. Questa gente non le darà tregua finché non l'avrà distrutta. E questa è la risposta rassegnata al padrone. Cosa dovrei fare contro di lui? Odiarlo? Non c'è alcuna proporzione fra quella creatura e l'odio. I miei avvocati, come lei, tendono a supporre che sia un comprato e ci sono elementi per sostenerlo. Il giorno dopo il mio arrivo al Circeo, mi ero fermato davanti al famoso spaccio trattoria e credevo lì si mangiasse. Mi fermai a bere una Coca-Cola. Tutto dunque si può sostenere. Ma la mia prima reazione, appena ho saputo della denuncia, ero a Roma il giorno della prima del mio accattone, è che Bernardino sia in preda a una nevrosi. I termini con cui mi ha descritto ai carabinieri sembrano scritti per un manuale. Pensi, sarei stato tutto vestito di scuro, mentre indossavo una giacca chiara. Avrei avuto un cappello in testa. Tutta la mia vita non mi sono messo un cappello in testa neanche per provarlo, eccettuate 2 o 3 settimane, nel 38 a Bologna. Mi sarei infilato dei guanti neri e avrei estratto una pistola cercando di derubarlo. Le sembra possibile che qualche fascista abbia suggerito una simile follia? Tuttavia, nel dubbio comprato o allucinato, per me è la stessa cosa. Le ripeto, non c'è proporzione. L'oggetto della mia eventuale ira è un misero Bernardino, che non esiste. Personale, un esempio. Lei saprà o immaginerà come la mia vita sia funestata da doveri inutili. Devo questo alla parte pubblica della mia vita, a quel tanto di me che non mi appartiene. Il successo è per una vita morale e sentimentale qualcosa di orrendo e basta. Unito di questa prevenzione, non avrei voluto farmi intervistare da un rotocalco molto diffuso. Ho resistito a lungo, poi ho ceduto, un po' per debolezza, un po' per ingenuità. Così mi sono fatto intervistare da una giornalista, una signora ancora giovane, un po' pallida, ma dura di lineamenti. Una tipica donna che viene dalla provincia e vive sola del suo lavoro. Ne ho avuto un'impressione buona. Non poteva tradire il rispetto che provavo per lei dandole un'intervista fredda e calcolata. Ho chiacchierato come con un'amica. Era il mio primo giorno di vacanza dopo un lungo lavoro di doppiaggio di Mamma Roma. Ero quindi di buon umore. Sono andato a prenderla, siamo andati ad Ostia, abbiamo fatto il bagno e abbiamo chiacchierato di tutto, di letteratura, di cinema, di noi. Per quanto mi consentiva la mia eterna timidezza, io cercavo di essere del tutto sincero con lei. Anche lei del resto mi parlava di sé, del suo matrimonio, del suo lavoro, di suo figlio. Ecco, suo figlio di 14-15 anni ed ora solo con lei, un figlio fascista. Perché fascista? Forse per protesta contro di lei o forse perché abbandonato per molti mesi in un quartiere per bene della città con compagni ricchi e praticamente tutti fascisti. Lei, la madre, era preoccupata come di un piccolo dramma familiare e sociale. Era difficile, insomma. Poi il discorso sul figlio cadde e passammo ad altro. Così quella ragazza, dal volto nudo e duro, scomparve dalla mia vita. Qualche settimana dopo uscì il suo pezzo. Era quanto di più offensivo si potesse scrivere nei miei riguardi. Mi offendeva il fatto di vedere ribaditi da quella persona che mi era parsa rispettabile tutti i luoghi comuni che persone indegne hanno accumulato su di me. Giudizi da provinciale di ignorante che quasi per inerzia la mia amica di un giorno ha ripetuto. Ecco l'operazione fascista, ma fascista nel fondo. Essere laici, liberali, non significa nulla quando manca quella forza morale che riesce a vincere la tentazione di essere partecipi ad un mondo che apparentemente funziona. Il figlio, in fondo, è meno fascista della madre, o almeno nel suo fascismo c'è una protesta, una rabbia.
sua onestà di adolescente, capisce che il mondo in cui vive è in fondo atroce e vi si scaglia contro. Il fascismo della madre è cedimento morale, complicità con la manipolazione delle idee con cui il neocapitalismo sta formando il suo potere. Mi è venuto di pensare che lei, quel figlio fascista, se lo meritava. Era una fatalità che aveva in sé un equilibrio tra il dare e l'avere. Vive, dense di significato, trascendono totalmente le mode, che io lo sento vicino. Un compagno, sì, un compagno di viaggio.